Inaugurazione del polo scolastico a Miglianico, sindaco Fabio Adezio, in un momento di festa c'è tantissima gente per un'opera che si aspettava da tempo. Assolutamente, 9 anni fa intuimmo che c'era bisogno di un polo scolastico unico, mancava la scuola media, la scuola secondaria di primo grado, l'abbiamo costruita e ora abbiamo tutto il ciclo scolastico, nido, infanzia, primaria e secondaria e palestra scolastica. Ci piace, ovviamente è un edificio nuovo, sicuro da un punto di vista sismico, energeticamente molto efficiente, bello, funzionale, pieno di laboratori, di spazi, di aree idonee a costruire i cittadini del domani. Ci avete lavorato da anni, è costato davvero tanto tempo perché ha avuto una storia travagliata questo edificio. Questo edificio ha avuto un problema, mentre la stavano costruendo ebbe un problema strutturale così grave che decidemmo di demolirla, quindi questa scuola è stata fatta 2 volte, non tutta, è stata fatta però senza aggravio di costi per le casse del comune perché ognuno si è assunto le proprie responsabilità, abbiamo trovato un'impresa molto seria che ci è stata vicino e che mi ha detto mesi fa: io sono venuto qui a fare una scuola, non una causa, e ha mantenuto questa parola. E come spesso mi piace dire ai ragazzi, sbagliare non vuol dire fallire, basta mettersi attorno a un tavolo e ragionare. Un polo scolastico che servirà non solo Miglianico ma anche le zone limitrofe. Oggi questo polo già accoglie ragazzi e ragazze di comuni limitrofi, speriamo che possa crescere quanto più possibile. Per noi la scuola è primo punto all'ordine del giorno, quindi avremo sempre risorse da dedicare e attenzione da dedicare al mondo della scuola. Sindaco Adezio, oggi come si sente? Felice, soddisfatto? Oggi sono felice, generalmente il sindaco è sempre preso da un sacco di guai, oggi sono contento.